Ben ritrovati carissimi amici di FantaWorld nel weekend, come sempre direi, quasi sempre torna il format Le vostre rose. Diamo spazio al commento, all'analisi delle rose di voi abbonati. Oggi ci occupiamo della rosa di un nuovissimo abbonato che si chiama Gibril, a cui mandiamo un grandissimo saluto e ovviamente lo ringraziamo per aver creduto nel nostro progetto, e la analizzerò ovviamente in compagnia di Claudio. Ciao Paolo e ciao Gibril, oggi anche stavolta in due. Quindi esatto, ma anche, che poi forse è meglio per Gibril, perché comunque Salvo è quello che bacchetta tanto, quindi esatto, in questo quindi caso sono più buoni. Esatto, noi usiamo più la carota e Salvo più il bastone, quindi in questo caso forse conviene al nostro abbonato, al caro Gibril. Allora, caro Gibril, anzi caro Claudio, ti dico prima, tu leggerai, perché ora tu fai le veci di Salvo, quindi tu dovrai leggere tutta la rosa di Gibril e ovviamente poi andremo a commentare con i vari aggiustamenti che andremo a mettere in questa rosa. Allora, Gibril gioca in un Classic a 8, quindi un fantacalcio Classic a 8 partecipanti, non utilizzano il modificatore, ma utilizzano il più 1, quindi il famoso clean sheet, ecco, che tutti cercano ogni giornata. Quindi ovviamente ti do subito la parola, perché oggi tu farai le veci di Salvo e quindi puoi tranquillamente andare a leggere i vari nomi ovviamente della rosa di Gibril. Esatto, vediamo se si può avere questo cliché. Allora, abbiamo in porta Sepe, Reina e Silvestri. Quindi tre portieri diversi, come sono messi? Allora, innanzitutto c'è da dire che soprattutto i due big, quindi Silvestri e Reina, quindi Lazio e Verona, sono abbastanza grigliabili, quindi molto bene, perché quando sono grigliabili i due big, poi il terzo passa un po' in secondo piano, nel senso che Sepe è comunque un buon portiere, ma ovviamente, per forza di cose, Gibril andrà a schierare nella maggior parte delle volte Reina e Silvestri. Seconda cosa, aver preso Reina secondo me è stato un gran colpo, perché ha praticamente scavalcato Stracoscia ormai, quindi va bene. È una buona idea, quindi si possono alternare Silvestri soprattutto e Reina, come abbiamo detto, e secondo me il cliché può arrivare, perché nelle giuste partite sono squadre comunque abbastanza solide, portieri anche abbastanza dal buon rendimento. Ora Gibril non è il modificatore, ma sono portieri comunque che la pagnotta se la portano a casa. E poi aggiungerei una chicca, perché voglio fare i complimenti a Gibril, perché oltre ad aver preso appunto due portieri buoni, io credo che Sepe e Reina su tutti, proprio su tutti, sono i portieri con i piedi migliori della nostra serie A, del nostro campionato, perché giocano benissimo con i piedi, la squadra si appoggia molto alle loro doti balistiche, anche dal punto di vista dei lanci lunghi, sono veramente precisissimi, hanno piedi quasi da centrocampisti, quindi molto molto bene anche su questo punto. Quindi magari potrebbe arrivare prima o poi anche un assist. magari una volta, se non sbaglio, l'ha fatta Audero, mi sembra, nella passata stagione. Sì, l'ha fatto lui, sì, con un rinvio, più che con un lancio, era più un rinvio. Esatto. Quindi porta approvata. Sì. Allora, passiamo invece alla difesa. Hai detto che non c'è il modificatore, giusto? No, non c'è il modificatore. Abbiamo Mario Rui, Di Marco, Zappa Costa, Milenkovic, Karsdorp, Mancini, Tomori, Yoshida e basta. Allora, comunque una bella difesa, ecco, per non esserci il modificatore, ho letto nomi interessanti. Lui si è permesso, ecco, da ultimi slot la scommessa Tomori. Sì, esatto. Quindi la scommessa Tomori, che però da avere senza Romagnoli o Kier è un po' così. Sì, è vero, fa storcere un po' il naso, però devo dire che comunque gli altri, se ci fai caso, sono tutti dei buoni, affidabili titolari. Quindi da ottavo slot... Diciamo che... ci può anche stare, dici. Ci potrebbe anche stare, ecco, se riesce a scambiarlo, ovviamente io lo scambierei, magari chi ha Romagnoli, chi ha Kier te lo chiede, perché ci può stare, perché vuole il sostituto, e magari comunque ti dà qualcosa di interessante, quindi in generale si potrebbe fare. Tre ottimi difensori. Allora, su tutti, allora, ci sono Milenkovic, Di Marco, Karsdorp, per esempio, sono tre potenziali titolari, ma c'è anche Zappa Costa, che è uno che spinge tanto, quindi diciamo... è una buona difesa. Poi c'è Mario Rui, c'è Yoshida, che comunque anche lui è un buon difensore centrale, molto molto affidabile. Ce li ha, i difensori ci sono. Io dico, qui forse è un peccato che non ci sia il modificatore, perché ci sarebbe stato. Se tu vai già a schierare Di Marco e Karsdorp e poi uno dei centrali, veramente ti porti veramente del boss, Davanti, ti porteresti col modificatore. Assolutamente. Un peccato. Quindi, diciamo che si potrebbe anche pensare, volendo, di sacrificarne qualcuno, magari per migliorare, ora non so, vedremo gli altri. Comunque, diciamo, l'assenza del modificatore mi porta sempre a fare questo ragionamento, dato che ne schiererà praticamente sempre tre. Esatto, vai col centrocampo. A centrocampo abbiamo, allora, Pereira, Djuricic, Marusic, Pessina, Traoré, Villar, Damsgaard e Miranchuk.
Comunque tanti nomi interessanti. Eh sì, esatto. È un centrocampo pieno di giocatori di qualità, cioè di giocatori che giocano quasi di fino, direi, perché di Juricic, Pereira, lo stesso Villar, lo stesso Pessina, sono giocatori molto molto interessanti. E anche dal bonus facile, perché comunque di Juricic è uno che segna spesso, porta assist. Pereira stessa cosa, Pessina sta trovando spazio e penso continuerà ad averne. L'unica cosa, diciamo, è che in questo centrocampo, dato che appunto Gibril non ha il modificatore, probabilmente deve schierarne sempre 4, manca, diciamo, il super colpo, no? Quel colpo che ti fa balzare, sì, dalla sedia. Assoluto, esatto. Esatto. Però, diciamo, comunque sono dei giocatori che con oculatezza, secondo me, se vanno schierati con oculatezza nelle giuste partite, possono veramente togliere tante soddisfazioni. Poi ho sentito Traoré e Miranchuk, che in teoria sono praticamente perfetti per fare la coppia con rispettivamente Juricic e Pessina. Traoré sicuramente meglio, Miranchuk è quello che mi fa un po' storcere il naso di più, perché essendo il ritorno di Pasaric, Malinowski che torna, forse proverei o a scambiarlo, esatto, o addirittura a svincolarlo se Gibril può, perché immagino che lui abbia già fatto l'asta di riparazione, quindi se è possibile lo andrei a svincolare, oppure appunto si può provare a scambiare. Però lo sai che in generale, ecco, diciamo in base a quello che ti dicevo prima, lo sacrificherei un difensore per provare a prendere un centrocampista migliore. Infatti vediamo se si può sacrificare un difensore o un attaccante, adesso vedremo. Esatto. Vai con l'attacco. E poi per il resto vanno bene. Allora, attacco abbiamo Insigne, Quagliarella, Ibrahimovic, Boga e Messias. E anche Murici, l'ultimo slot, immagino, sì. Allora, l'attacco... Vabbè, ne ha praticamente 5 ottimi e poi Murici che, diciamo, passa in secondo piano. Esatto, 5 ottimi, perché il tridente lui lo può schierare tranquillamente con Ibrahimovic, Messias e Insigne. Sì, c'è Insigne, c'è anche Quagliarella, c'è Boga, diciamo che io anche credo Quagliarella, che Boga, ecco. Forse la prima cosa da fare è Ibra ovviamente intoccabile, Insigne secondo slot e poi uno tra Quagliarella, Boga e Messias nella partita migliore dei tre. Murici sinceramente lo vedo però molto dietro. Molto dietro, e sai che come scommessa però ci sta l'ultimo slot. Sì, no, non intendevo di darlo via, perché comunque l'attacco è già ben definito, probabilmente non lo userà quasi mai, ecco. Però esatto, come scommessa niente male come scommessa. Ecco, allora qui... lo sai che qui si può andare, secondo me, a prendere il centrocampista attraverso uno scambio del genere? Io sinceramente andrei a pescare qualcuno in difesa del tipo i vari Milenkovic, Karsdorp o Di Marco, esatto. Uno dei tre, perché comunque sono i tre top, quindi per esempio prendere Di Marco, aggiungere, ma anche Boga secondo me si può anche andare a sacrificare, perché Ibra Insigne sinceramente non li toccherei, no, quelli no, andrei a toccare uno degli altri, appunto uno tra, esatto, quelli, quindi praticamente Milenkovic, Di Marco, Boga, facciamo finta, uno dei tre, quindi più, esatto, non so, facciamo Miranchuk, perché comunque poi è il reparto in cui lui deve andarci a guadagnare. Per, secondo me, si può anche chiedere comunque un buon centrocampista, anche un Lorenzo Pellegrini, anche un Veretù, secondo me lo puoi chiedere, anche Soriano, secondo me sono giocatori a cui Gibril può arrivare. E poi negli altri reparti si fa dare comunque dei giocatori ovviamente anche di seconda fascia, ma che magari gioca, non so, anche un Llorente, non so, magari da via Boga, però che ti gioca, ecco. Esatto, mette dentro Llorente in attacco, facciamo finta, e in difesa ovviamente veramente qualsiasi nome può andare bene, perché la difesa è comunque abbastanza definita, e poi non essendoci il modificatore sinceramente passa in secondo piano, quindi diciamo forse questo è l'unica cosa che andrei, esatto, che andrei a toccare e che andrei a modificare, quindi, in questa rosa che comunque è abbastanza valida. Quindi prendere il centrocampista sacrificando uno dei tre attaccanti sotto i primi due è un difensore tra i migliori, quindi ci puoi assicurare il centrocampista. Come sempre Gibril, puoi contattarci sul nostro gruppo Telegram riservato ovviamente a voi che fate parte della community di FantaWorld, per cui qualsiasi cosa siamo sempre lì, puoi scriverci, puoi effettuare dei sondaggi, lo sai, ormai imparerai a conoscere questa bellissima community, quindi ovviamente ti salutiamo, speriamo che questo video sia stato utile, ringrazio come sempre Claudio e come sempre un saluto da FantaWorld.